Buongiorno ragazzi, come state? Ciao! Ben arrivati a Madrid. C'è un po' di luce così. Stiamo facendo un giro in un posto strabello e mi sto rilassando un sacco. Non vedevo l'ora di sentire proprio questa cosa bellissima. Come al solito non ho ancora dormito per bene. Sono un po' sconvolta, però sono contentissima. Per la primissima volta la mia guida turistica personale sta usando mappe cartacee. È grave? No, non è vero. Ci sta perché è turistica e ci sono sui punti di riferimento. Di spalle, sapete come ride? Adesso è il momento della pausetta, sangria e poi arriva la paella. Buono! Abbiamo appena incrociato una specie di corteo strabello perché c'erano un sacco di ragazze che facevano musica jam, quindi tutto a caso, strabello. Poi la Marti si esalta sempre, sì, quando sente musica. Strabello. Adesso siamo al Palazzo Reale, che è veramente immenso ed è veramente stupendo. L'unico problema è che c'è una coda infinita e io mi rifiuto di farla, quindi penso che lo vedrò solo da fuori. Ups! Guardate cosa si fa! Per avere un bel panorama, ci si arrampica sui lampioni, capite? Sì, però non funziona. No, perché siamo comunque nane. La fontana del parco di prima, la vedi? Ah, figo! Sono stracontenta di essere stata qua a Madrid e in questi giorni veramente abbiamo visto un sacco di cose molto molto interessanti. È una città che veramente mi è piaciuta tantissimo, soprattutto perché c'è un sacco di verde, ci sono un sacco di persone che fanno sport, che mi fanno sentire flaccida e nulla facente, però vabbè. E c'è un sacco di roba buona da mangiare, da bere e soprattutto è tranquilla. Vivace ma tranquilla, non so come definirla, però mi è piaciuta molto.
faccio Inception. Sì, ma c'è la Marti che fa Inception lì con tutti gli specchi. Comunque spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un bel mi piace, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Scusate il rimbombo. Fatevi sapere, eh. Ecco, scusate il rimbombo, ma siamo in bagno. Grazie ancora per aver visto il video fino a qua e noi ci vediamo ovviamente stra presto, sempre qua sul canale. Buonanotte!